a tutti dal Salvatore, grandissima sorpresa. Microfono d'oro, nona edizione con Cosetta Turco e il magnifico Fabrizio Pacifici. Sta iniziando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao! Ciao! Sono premiate le trasmissioni radiofoniche più seguite e più popolari accanto a me come sempre. Cosetta Turco! Buonasera a tutti, buonasera Fabrizio. Buonasera Cosetta. Che bello essere qui, io sono affezionatissima a questo premio. Ah, pensavo a me. A te tantissimo, lo sai che io ti amo dal profondo del mio cuore, ma sono affezionata a questo premio, considera che l'anno scorso sono venuta per te e per consegnare i premi proprio il giorno prima del mio matrimonio, quindi... Ah, ti sei sposata poi? Non te lo ricordi? Ma che c'è mio marito insieme. Vagamente. Comunque complimenti, bellissimo abito come sempre. Grazie, grazie. Allora a questo punto devo fare un giretto per far vedere questo splendido abito che mi ha omaggiato Paola Cipriani Couture, che ringrazio tantissimo. Complimenti, complimenti. Inizierei perché... Io inizierei chiamando qui sul palco una nostra carissima amica, un'attrice, una bellissima ragazza, chiamiamo Raffaella Anastasio. Ah, c'è anche Raffaella con una L. C'è anche Raffaella con una L. L. E che consegnerà le targhe. Bene, le targhe. Al premiato. Ah, perché tu sei tifosa del Napoli. Azzurra del cuore. Bene, complimenti. Eccoci qui, appena terminato il solito grande successo, la nona edizione del Microfono d'Oro. Ciao Fabrizio, eccoci qua. Allora... Nona edizione del Microfono d'Oro, questa grande festa della radio ormai diventata. Ecco. Guardate chi c'è, la nostra Raffaella con una L. Tantissimi artisti, da Fabio Canino a Claudio Lippi, Loredana Errore che ci ha deliziato con la sua voce, che ha cantato una bellissima canzone, i ragazzi ufficiali di Piaggio Antonacci e poi i ragazzi del The Morning Show, ovviamente è stato grande veramente spettacolo. Un grande spettacolo, Danilo Brugia, Daniela Martani, Janet De Nardis e tantissimi altri personaggi che ascoltiamo praticamente H24, perché la radio a Roma è una cosa fondamentale, perché passiamo il nostro tempo quando siamo in macchina ascoltando la radio, e la radio perciò è importante. Tu la valorizzi qui nella capitale e dunque facciamo un saluto a tutti i fan ovviamente del Microfono d'Oro di Fabrizio Pacifici e tutto lo staff intorno, che è importante, e tutti quelli che sono venuti oggi al Planet Roma, questo stupendo locale, location incredibile. Oggi siamo c'era veramente il pienone e grazie e buona estate a tutti. Ecco, ciao.